rendere delle persone svantaggiate, autonome e con una busta paga e quindi che possono dimostrare alla società di essere utili, sicuramente fa molto bene. È così nato ad Arezzo il CIS, Centro Servizi per il Sociale, Inclusione ed Inserimento Lavorativo. Questo è uno sportello secondo me strategico perché ha due funzioni principali. Una è quello di dare informazioni e quindi essere un presidio delle politiche di coesione sociale, ma l'altro aspetto che è collegato ma che è caratterizzante è quello di essere un punto di incontro e di avvicinamento e di facilitazione tra il mondo del lavoro e persone con delle disabilità. E che è un po' la strategia di questi anni, non solo del Comune di Arezzo, ma direi in particolare sì, che è quello di tradurre il concetto del lavoro come diritto effettivamente, tale dovrebbe essere, aperto e inclusivo anche per chi ha altre competenze o per chi ha delle fragilità. Il centro, che si trova in via Montefalco, sarà uno spazio multifunzionale di ascolto ed aiuto per persone con svantaggio, sino a porsi come tutoring point per l'assistenza privata e come desk informativo per ogni necessità relativa all'inclusione. Saranno raccolti tutti i servizi per l'inserimento lavorativo che già eroghiamo nel Comune di Arezzo, le chiamiamo centro servizi, che si occuperà della presa in carico, della progettazione individualizzata e di seguire le persone all'interno dei percorsi di inserimento o nelle nostre cooperative o all'interno delle aziende su cui sono attivi i tirocini. È un'attività che da anni noi stiamo facendo e avere un luogo fisico dove questa viene fatta sicuramente ci dà un riconoscimento, diventiamo riconoscibili e sicuramente anche un'affidabilità maggiore verso tutto quel mondo imprenditoriale con cui collaboriamo per l'inclusione delle persone con svantaggio all'interno del mondo del lavoro. Abbiamo una rete di più di 200 aziende in provincia di Arezzo che hanno firmato dei patti per rendere ospitante l'azienda e inclusiva, quindi ospita dei percorsi di inserimento lavorativo, grazie anche alle progettazioni dai fondi che la Regione Toscana dal 2016 mette a disposizione e che il Comune di Arezzo ha scelto di utilizzare in maniera molto forte con il privato sociale.